Benvenuti a questo nuovo episodio di Radio Tech con MC. E ecco che vi presentiamo la prima puntata di una serie di puntate speciali che vi accompagneranno per quest'estate. E in questa puntata vi mostreremo quello che abbiamo visto a Roma. E è una città che ci è piaciuta molto e vi faremo vedere con immagini e video ciò che abbiamo visto. Beh, il tutto accompagnato appunto da un tè. Esatto, che vi mostreremo più avanti. Adesso godetevi queste immagini. Buona visione. Ovviamente non può mancare il nostro tè, e il tè che vi proponiamo oggi può essere fatto sia caldo sia con l'infusione a freddo. Vuoi spiegare come si fa l'infusione a freddo? Sì, allora, l'infusione a freddo si fa differentemente dall'infusione normale, cioè a caldo, ovvero in quella a caldo appunto si fa bollire l'acqua e si mette la bustina, l'infuso, quello che è, quello che poi facciamo tutti, giusto, di solito. Invece l'infusione a freddo si fa, si prende il tè, che in questo caso noi abbiamo un'infusione di, che poi tu ci andrai ad illustrare, e si prende e si mette in un filtro. Si prende il tè, si mette nell'acqua, perché lui non sa spiegare, si mette nell'acqua, si lascia in frigorifero per almeno 3 ore, se avete tutta la nottata è ancora meglio, più ore sta in infusione, più sapore avrà. Esatto, più forte sarà, infatti esatto. Dipende anche quanto, magari se lo vuoi molto forte lo tieni un bel po' di ore. Sì, poi anche lì se uno lo vuole con un sapore più deciso ci mette più tè o infuso oppure meno e così via. Una volta finito l'infusione si filtra, a meno che voi non abbiate già una caraffa apposta o qualcosa che
tenga il contenuto, insomma, oppure filtrate, e dopo vi potete godere il tè. Se volete potete aggiungere lo zucchero. Si può dolcificare, no. In questo caso, che adesso appunto vedrete anche le immagini, i video che abbiamo fatto insieme, è appunto una fusione, è il mio, diciamo, perché una volta siamo andati a prendere in negozio, cioè abbiamo preso due gusti, questo è il gusto, diciamo, che ho preso io, che è un'infusione di limone e pera, che è una miscela di tè senza, quindi un tè verde, una base di tè verde, e Assam con pera, scorza e polpa di limone e fiore di malva, che è molto profumato secondo me. Sì, qua consigliano un cucchiaino per tazza, quindi io vi consiglio di, quando fate l'infusione a freddo, non fare solo una tazza ma magari un litro o sì, insomma, una caraffa, insomma, comunque sì. Così magari ve la godete durante la giornata e mettetecene un po' di più, perché comunque un litro, di solito noi facciamo penso 20 ml giù di lì, quindi magari un cucchiaio da cucina, ecco. Sì, Comunque è andato un po' a occhio. E gusto, niente. Anche e anche a gusto, esatto. Bene, direi che appunto abbiamo finito questa puntata. Speriamo che vi sia piaciuto anche sì. Il nuovo grafico che sto cercando di dare, li stiamo cercando di dare anche col fondale. Stiamo diventando professional. Esatto, very professional, poi prossimamente ci saranno altre novità. Sì. Direi che se vi è piaciuto il video di mettere il like, la pagina Facebook, su YouTube, il sito web, eccetera, esatto, le cose le sapete, lasciate un commento. Dite quello che volete, mettete mi piace oppure esatto. Una reazione e consigliateci anche voi quale tè freddo usate per l'estate, consigliateci, esatto. Che magari se è possibile lo assaggeremo anche e vi diremo il nostro parere. Intanto buona estate e alla prossima ciao.